Salve gente, benvenuti in questo nuovo video. Come vedete sì, siamo statalmente nel mondo del Krampus per proseguire. Ci siamo lasciati esattamente qui l'ultima volta e noto che sta ancora nevicando. Io direi di fare una cosa, cerchiamo un luogo sicuro nel quale possiamo dormire e poi ci riorganizziamo. E torneremo nella zona del Krampus ovviamente, per continuare le ricerche dobbiamo fare veramente tante cose. Quindi, sin dall'inizio vi ricordo ovviamente il like, adesso però vediamo di proseguire. Allora, sì, dobbiamo trovare un luogo sicuro nel quale possiamo dormire. Vediamo, potremmo... Sì, controlliamo le varie case. Tanto comunque questa zona sembrerebbe al momento essere abbastanza sicura, voglio dire. È molto lontana dalla zona del Krampus, quindi in teoria siamo abbastanza sicuro qui. Qua però non c'è un letto, però il... Vabbè, il pane ce lo prendiamo dopo. Vediamo intanto di dormire. Cos'è quello? Che cavolo? Chi è? Sta scrivendo qualcosa in chat anche. Rumore inquietante. Che cavolo? Ha scritto qualcosa ma non si capisce niente. Ok, la seconda frase si capisce. Ho un regalo per te, ha scritto. Però l'ha scritto in modo un pochino corrotto. E se n'è andato. Ma che cavolo. Facciamo una cosa, cerchiamo un luogo nel quale possiamo dormire, almeno ci possiamo organizzare meglio, eh. Perché non ho proprio capito quello che è successo. Non era il Krampus, era un'altra entità quella. Ok, così direi che può andare meglio. Sì, siamo in gioco da pochissimo e già è successa una cosa stranissima. Era molto buio, non si riusciva a capire, ma era sicuramente un'entità quella che ci ha scritto qualcosa. Qui non riesco a capire. MR qualcosa? AS? Non ne ho la minima idea cosa ci sia scritto. Qua invece ho un regalo per te. Va bene. Sì, diciamo che questo è un ottimo inizio per questo video, però va bene. Direi di tornare nella zona del Krampus. A questo ci penseremo più tardi. Qua c'era un bel po' di cibo, quindi prendiamocelo, che di certo male non fa. Torniamo nella zona del villaggio, l'altro villaggio, quello innevato, nella zona innevata, e vediamo di proseguire. E sì, io mi ricordo comunque quando avevamo trovato questo mondo, che avevamo già trovato il Krampus, avevamo anche avvistato delle altre entità. Adesso non ricordo bene, perché comunque è passato un anno praticamente, quindi non ricordo molto bene purtroppo. Però sì, mi sa che in questo mondo c'è anche qualcun altro, però quello non me lo ricordo proprio. Mi sa che abbiamo scoperto proprio un'entità nuova, che a quanto pare la possiamo trovare in quel villaggio, perché mi ricordo benissimo nella scorsa serie, dell'anno scorso in sostanza, di un anno fa, ecco. In quel villaggio c'eravamo stati solamente un giorno ed eravamo solamente di passaggio per prendere una mappa. Di notte non abbiamo fatto nulla, non siamo rimasti svegli durante la notte. Di conseguenza non abbiamo mai controllato bene lì. Quindi la cosa è abbastanza interessante. Se avete già visto voi in passato questa entità, l'avete già incontrata, ditemi secondo voi chi è, perché non ne ho idea. Quindi sì, dobbiamo stare anche attenti. Direi che questo episodio comunque sarà abbastanza esplorativo. Dobbiamo controllare un po' di zone. Intanto siamo anche arrivati al villaggio. Sì, sono arrivato leggermente di qua, dove, vabbè. Siamo comunque arrivati. Il villaggio dovrebbe essere esattamente oltre questa piccola collina. Infatti, eccolo qua. Adesso giorno, dovrebbe essere tutto tranquillo. Però penso che ne approfitteremo, dato che è giorno, per controllare la foresta. Sì, è un po' un rischioso controllare la foresta, però il Krampus dovrebbe avere una base. E se troviamo la sua base, potremmo anche organizzare un attacco, comunque fargli una trappola, qualcosa. Perché sì, dobbiamo sia difendersi, ma l'obiettivo è anche sconfiggerlo. Altrimenti lui sconfiggerà noi, come sapete. Ho sentito anche una porta aprirsi e chiudere. Ah, c'è un villager, c'è qualche superstite a quanto pare. Sì, sì, da qua siamo scappati noi nello scorso video, però a quanto pare... Cavolo, mi ha chiuso la porta, mi dà fastidio la porta aperta. Però dicevo, sì, a quanto pare qualche superstite è rimasto nel villaggio, di conseguenza è probabile che il Krampus attacchi di nuovo questo villaggio, soprattutto se ci siamo noi. Però vabbè, questo ci penseremo poi. Vediamo adesso di darsi da fare. Torniamo nella foresta e controlliamo la zona.
So che è una cosa pericolosa, però sì, dobbiamo cercare di capire dov'è la sua base. Perché la sua base comunque dovrebbe essere appunto nella foresta, dovrebbe averla costruita lì il giorno 1. E poi sì, andare a caccia come sta accadendo in sostanza. Andiamo. Se riusciamo a scoprire comunque la sua base, poi potremo organizzare anche comunque un piano difensivo per difendere il villaggio. Dovremmo farsi anche una base per noi, direttamente. L'unica cosa è che purtroppo con la shader, sì, è bellissima la shader, però non riesco mai a capire quanto manca la notte. Adesso la logica. Il sole sembrerebbe essere abbastanza basso, però. Forse deve ancora fare così, credo. Non lo so, spero che comunque manchi ancora un po' la notte, altrimenti. Ecco, cerchiamo di non farci fregare come la scorsa volta. Vi ricordate, vero? Siamo rimasti qui troppo tempo. Comunque, direi di iniziare le ricerche da qui. Qui è dove si è fatto questo scherzetto, diciamo. E qui anche avevamo trovato delle tracce. Direi che il nostro punto di partenza è proprio questo. Proviamo ad addentrarci un pochino in questa foresta e vedere se riusciamo a trovare anche qualcos'altro. Eh sì, dai, ci sarà qualche altra traccia, qualcosa. Qua comunque ci sono anche pochi animali, quindi qui probabilmente si è dato da fare, ha cacciato un bel po' di animali. E lì c'è anche una torcia di Redstone, però. Due, tre, quattro addirittura. E c'è anche una grotta. Ok. Sì, probabilmente abbiamo trovato qualcosa. Altre torce là. Per chi non lo sapesse, il Krampus di giorno sta sicuramente. O nella sua base, da qualche parte, potrebbe essere anche qua sotto, comunque in generale nelle grotte. Mentre di giorno, mentre di notte, anzi, esce per cacciare. Sì, altro ingresso di una grotta qua. Dobbiamo controllare qui, dobbiamo assolutamente controllare qui. Sapete che possiamo fare? Una cosa abbastanza pericolosa che però potremmo fare. Sicuramente questa notte il Krampus, se qua sotto c'è effettivamente la sua base, uscirà di notte per cacciare, andrà sicuramente al villaggio per cercarsi o per uccidere delle prede, sicuramente. Però se lui esce dalla sua caverna, non c'è più nella caverna, di conseguenza possiamo entrare noi e cercare e vedere cosa c'è nella sua grotta. Direi che possiamo assolutamente fare così. So che è molto pericoloso, però dobbiamo farlo. Dobbiamo assolutamente farlo. Questa serie sì, è molto pericolosa, come sapete, però è un rischio che dobbiamo correre questo. Altrimenti, lui continuerà ad attaccare. Noi non potremo difendersi all'infinito, dovremo attaccare anche noi. Sembra di notare che comunque siamo nella fase di tramonto, almeno a giudicare dalla luce del sole e a giudicare anche da quanto è basso il sole, eh. Lo vedete, no? Si sta abbassando a vista d'occhio. Allora, la grotta dove abbiamo vista? Qua ci sono delle torce. E qui anche, ok. Sì, deve essere qua il suo ingresso. Vediamo allora di nascondersi sopra un albero. Per farlo ci facciamo velocemente una scatoletta per craftarci magari delle scale. Facciamo così, velocemente. Non so quante me ne servono, però facciamone, sì, 9, dai. Forse anche altre tre in più. Ok, questa la riprendiamo perché non deve assolutamente vedere tracce. Stiamo attenti a non lasciare tracce, ovviamente. E ci nasconderemo esattamente sopra quest'albero. Direi che così può andare. Vediamo se riesco. Non mi fa piazzare qua. Comunque è notte, eh. Ok, così, forse no. Ok, perfetto, perfetto, saliamo. È notte, guarda, ci sono le stelle. Sì, diventa notte subito, diventa notte subito. La sera luna. In teoria dovrebbe uscire o da qui o dall'altra grotta che è. Aspettate, una è qui e l'altra? Mi sa che non abbiamo la visuale totale, però. Purtroppo non abbiamo la visuale complessiva delle due grotte, perché una è qua e l'altra dov'è? Ah, è là, mi sa. Sì. Vedo che c'è una luce là, quindi in teoria l'altro ingresso è da là. Però da là non vediamo se esce. Teniamo d'occhio qui allora.
Anche se ormai potrebbe essere già uscito, eh. Facciamo così, attendiamo qualche altro minuto, massimo 2 minuti perché sennò dopo torna giorno, e poi scendiamo. Ok, ho atteso un altro minuto, eh. Qui non ho visto nessuno. Mi era sembrato di aver visto qualcosa là, ma non ne sono sicuro. Ma sicuramente è uscito da là, di sicuro. Di là si va anche al villaggio, quindi magari era più comodo uscire di là effettivamente. Io direi di rischiare, non abbiamo scelta. Vediamo di controllare questa grotta. Ok, l'apparenza ruma inquietante. All'apparenza sembra normale. Allora, di là si prosegue. Però di qua mi sa che si esce. Sì, ok. È una grotta collegata. Si può scegliere se uscire di qua o di là. Di conseguenza, però, la sua base, se è effettivamente qui, deve essere per forza in questa direzione. Ok, lì c'è della cobblestone. Mi sa che... non credo sia un mob spawner. No. Non è affatto un mob spawner. Guardate qua. Ok. Abbiamo sicuramente trovato la sua base. Spero non sia qui. Non l'ho visto uscire, però è notte. Dovrà uscire per cacciare, giusto? Chiudiamo. Sì, è la sua base questa. È sicuramente la sua base. Ok. Qua c'è una chest che controlleremo. E di qua? Ok. Guardate cosa abbiamo scoperto. Anche dei prigionieri. A quanto pare craftano qualcosa, immagino, per lui. Forse delle armi. A giudicare da cosa c'è qui anche... ma non è detto, non è detto. Però, ok. Direi di controllare la cesta che c'era qui. C'è del cibo, ok. E qua invece c'è una testa e qua... cos'è? Posso... sì, posso. Ah, una botola, oddio. Ah, c'è un altro passaggio qua, guardate. È però per andare là. Come si fa ad andare là? Non lo so. Mi stavo anche per buggare, però non saprei. Ma. Vabbè. Non so se liberarli, questi non penso sia una cosa saggia. Controlliamo giusto cosa c'è qui. Qua magari chiudiamo anche la porta. Ok. Ah, polvere da sparo. Questa mi servirebbe. Per una trappola. Mi prendo anche il ferro già che ci sono. Qui comunque non c'è altro. Avete sentito? Avete sentito? Cavolo, non vorrei che fosse entrato qualcuno. Ho sentito la botola aprirsi. Ho sentito la botola aprirsi. Cavolo, no, via. Oh mio Dio. No, si è visti sicuramente. Scappiamo. Oddio. L'avete visto? C'era il Krampus. È entrato da quel passaggio. Cavolo, è ancora notte ed era già tornato. Oh mio Dio. No, dove sto cadendo. Corriamo via. Facciamo una strada anche un po' strana. Che qua c'è un'altra grotta anche. Oh mio Dio. Avete visto?
per entrare nella base, e quindi anche per uscire, c'è anche un altro passaggio. Per fortuna siamo riusciti a scappare. Poteva finire malissimo. Ti abbiamo anche rubato però la polvere da sparo. Con la polvere da sparo, a parte fare i razzi, si può fare la TNT. Forse aveva intenzione di attaccarci, eh. Forse aveva proprio intenzione di attaccarci con, facendo degli esplosivi. Vorrei capire però cosa gli servono quei villici lì. Ottimo, intanto siamo vivi, questa cosa va benissimo. Già che ci siamo, magari vediamo un attimo qua. Perché mi avete consigliato di controllare, magari c'è del materiale utile all'interno di questo avamposto di Pillager. Ok, intanto non c'è nessuno qua. Avranno fatto una brutta fine sicuramente a causa di del Krampus e Pillager qua. Ok, c'è la chest. Beh, qualcosina c'è qui, qualcosina c'è. Una palestra, frecce avvelenate anche. Un po' di legno anche. Ma sì, prendiamoci tutto. Non male, non male. Ops, devo lanciarmi addosso, vabbè. Direi che possiamo comunque tornare al villaggio. Magari attendiamo che faccia giorno, per sicurezza. Perché non vorrei, anzi, sicuramente si starà seguendo. Sicuramente si starà seguendo. Di conseguenza da qui potremo magari avere anche... Potremmo noi avere una buona visuale. Sì, la foresta è là. E là c'è anche una luce. Là c'è anche una luce, eh? Che però per fortuna è l'alba. Per fortuna è l'alba. Mi sa che si stava proprio seguendo. Eh beh, giustamente. Però siamo vivi, non penso arriverà adesso. Ormai l'alba, sapete, di giorno non può stare alla luce. Quindi sì, dai, direi che per questo video è tutto. Vi ringrazio tantissimo per averlo visto. Ci vediamo, penso, questa sera. Sì, sicuramente questa sera in live, dall'altra parte. E dobbiamo fare un po' di cosette. Maggiori informazioni comunque in descrizione, come sempre. Alla prossima. Ciao.